Ciao a tutti, sono Simone e questo è Esperimenti in Garage. Stavo riguardando i miei video del canale e ho notato nel video delle figure geometriche in 4D che c'è un'illuminazione molto bella, molto particolare. Così mi è venuto in mente di fare un video riguardo l'illuminazione, la differenza tra l'illuminazione appunto nei video per YouTube e quella dei film oppure per i video musicali. Inutile dire che l'illuminazione nei video è fondamentale e sembrerebbe impossibile poter condensare in poche parole tutta la tecnica e la scienza dell'illuminazione. Eppure è possibile farlo. Quindi in pratica vi svelerò la regola magica per ottenere una bella illuminazione nei vostri video. Partiamo dai film. La regola fondamentale è che la luce principale debba venire dalle spalle del soggetto. Non per forza esattamente da dietro al soggetto, ma comunque la luce deve essere posizionata nell'emisfero che è nel piano posteriore rispetto al soggetto, quindi non deve essere un'illuminazione frontale tipo flash. Questo porta due vantaggi. Il primo è che se la luce fosse posizionata frontalmente, sarebbero annullate tutte le ombre, quindi si perderebbe la tridimensionalità, ad esempio nel viso. Invece, grazie ad un'illuminazione posteriore o comunque laterale, si generano delle belle ombre che danno tridimensionalità a quanto viene ripreso. Il secondo motivo è che una luce posteriore crea quella silhouette attorno al soggetto che permette di distinguere il soggetto dal background, dallo sfondo. In questo caso ho replicato l'illuminazione del video delle figure geometriche in 4D e, come potete vedere, ho una luce che viene praticamente laterale e mi crea ombre in questa parte del viso e un'altra luce bianca che mi crea questa silhouette. E questa è un'illuminazione, diciamo, cinematografica. Infatti, se guardate tutti i videoclip musicali o i film di Hollywood, in un gran numero delle scene si ha un'illuminazione di questo tipo. Non prendete come riferimento i film italiani oppure le serie TV italiane, perché l'illuminazione è completamente diversa e secondo me è completamente sbagliata. Non perché questa regola non sia conosciuta in Italia, ma perché i film o le serie TV in Italia hanno un budget molto più basso rispetto ai film in America. Ad esempio, un film in America può arrivare anche ad un budget di 100 milioni di dollari, un film grande ma grande in Italia arriva forse a 10 milioni di euro, siamo a un decimo del budget. Voi direte: cosa c'entrano i soldi con l'illuminazione? Il problema è che per ogni scena, non solo per ogni scena, per ogni inquadratura l'illuminazione va studiata, quindi bisogna capire dove sarà il soggetto e in conseguenza di ciò dove saranno posizionate le luci in modo che si abbia l'illuminazione migliore. Non solo, spesso si hanno anche due illuminazioni complementari, quindi ad esempio giallo-blu o rosso-verde, che creano un effetto molto bello. Però questo vuol dire che ci deve essere uno studio, una preparazione, ci vogliono tecnici, direttori della fotografia e vanno pagati. Quindi se il budget non c'è, si fa un'illuminazione, diciamo, approssimativa, ovvero si mettono luci a più non posso, in modo da avere un'illuminazione completa di tutta la scena, però si perdono quei vantaggi appunto della proiezione delle ombre e della silhouette del soggetto, che invece danno un bell'effetto cinematografico. Per le serie TV ancora peggio, perché c'è meno tempo, quindi meno tempo per spostare le luci, per studiarne il posizionamento, e quindi si imposta un'illuminazione omogenea ovunque, grandi teloni bianchi, grandi softbox che li illuminano ovunque, che ammazzano tutte le ombre e che quindi secondo me riducono la qualità delle serie TV e del cinema italiano. Quindi, se girate film o video musicali, la regola che io vi consiglio è di posizionare la luce principale alle spalle o lateralmente al soggetto, in modo da avere ombre ed avere la silhouette del viso, comunque di ciò che state inquadrando. Se invece siete degli youtuber, questo magari non è il vostro setup ideale, proprio perché dovete girare molti video, magari tutti i giorni, e quindi è difficile studiare ogni volta la corretta illuminazione. Non solo, spesso nei video YouTube è importante avere ben inquadrato e ben illuminato il soggetto, quindi chi se ne frega delle ombre, chi se ne frega della silhouette, però se devo fare un tutorial, il soggetto, ciò che sto costruendo, deve essere illuminato da tutte le direzioni, in modo che si capisca bene. Quindi in questo caso è utile avere un'illuminazione globale, uniforme, quindi che crei poche ombre. Molti usano anche infatti un ring light,
praticamente un anello che si mette davanti all'obiettivo della telecamera e quindi illumina il soggetto completamente frontalmente, quindi è impossibile che ci siano ombre. In questo modo è assicurata la completa illuminazione del soggetto senza alcuna ombra. Comunque vi faccio vedere subito la differenza tra una luce posizionata posteriormente e una posizionata frontalmente. In questo momento il mio setup è di questo tipo. Qui c'è la camera, a destra ho una luce gialla e a sinistra, dalle spalle di dove sono seduto io, c'è la mia torcia LED bianca, inseparabile. Come vi ho già fatto vedere, ho un'illuminazione su questa parte del viso che mi crea un contorno e la luce gialla che mi illumina quest'altra parte del viso e mi fa ombra sul mio lato destro. Se invece sposto la torcia LED, ecco, ho spostato la torcia LED frontalmente rispetto a me, come vedete sono sicuramente ben illuminato, però si perdono tutti quegli effetti, le ombre, la silhouette, che in realtà per un video cinematografico o per un videoclip musicale sono molto utili, perché aiutano a definire meglio il soggetto e a dargli tridimensionalità. Però come ho detto, per normali video su YouTube questa configurazione potrebbe essere anche migliore, perché io posiziono la luce lì, la lascio sempre lì, se devo fare dei tutorial li faccio sempre qui e sono molto chiari, perché avrei tutto ben illuminato e per lo spettatore sarebbe molto più chiaro e comprensibile il video. Io sembro un po' cadaverico, però diamo la colpa al bilanciamento del bianco. Quindi queste sono le mie considerazioni anche per questo video di esperimenti in garage, tutto. Non dimenticate di iscrivervi, tutti i link social sono in descrizione come sempre, e niente, al prossimo episodio di esperimenti in garage. Ciao!